voi, alcuni di voi ci siamo visti anche al comune a Palazzo San Giacomo, ma sono davvero orgoglioso di questa illustrazione che avete fatto, non solo dei successi che già avete avuto, ma di questo viaggio che vi accingete a fare in Giappone. E poi devo dire, al di là dell'aspetto tecnico, dove io ho solo da imparare, mi è piaciuta molto la parte finale del discorso di Emilia, perché io credo che da Napoli noi possiamo lanciare un messaggio forte, che si può coniugare industria, impresa, nuove tecnologie, ma anche rispetto dell'ambiente, perché un certo sviluppo degli anni precedenti della mia generazione ha portato al conflitto tra il diritto al lavoro, sviluppo e la compressione del diritto alla salute e del diritto all'ambiente. Io credo che noi non possiamo far confliggere i due diritti, bisogna far coniugare il diritto al lavoro e il diritto all'ambiente, il diritto allo sviluppo e il diritto alla salute. Quindi servono le nuove tecnologie, perché non è vero che non ci sia alternativa. Se uno pensa di puntare sempre sul petrolio e sul carbone, sarà sempre uguale. Se invece mettiamo in campo la vostra competenza, creatività, la capacità dei giovani di non essere il futuro ma di essere il presente, una città come Napoli che mette al centro la persona, mette al centro l'intelligenza, la creatività, la competenza e la passione, può fare tanto. E poi non ci dimentichiamo che siamo la città d'Europa con il maggior numero di bambini e di giovani, quindi questa è la nostra ricchezza. Siamo un po' più poveri materialmente di altre città, ma i soldi servono fino a un certo punto. Io credo serve la prospettiva, cioè quello di avere la voglia di creare un futuro in cui si possa stare meglio. Quindi oggi ci tenevo semplicemente a vedere i nostri laboratori, a venire a vedere la vostra scuola che mancava effettivamente, come ha detto più volte la preside, e venirvi, come dire, a esprimere tutto il mio orgoglio e la mia gratitudine, perché io mi sento orgogliosamente napoletano. Ho sempre pensato che i napoletani non sono secondi a nessuno, ed è per questo che ho scelto di vivere in questa città. Grazie e complimenti.